Buonasera, sono Strambo e sono un sopravvissuto. Io oggi vi volevo insegnare a fare i germogli. Praticamente io qui ho delle lenticchie, che sono delle legumi. Il legume sarebbe una delle fonti di proteine più economica che c'è in commercio. Però c'ha un problema, che essendo una cosa secca, quasi morta, possiamo dire, c'ha un contenuto di vitamine che non è considerabile dal punto di vista di un'alimentazione sana. Quindi io, con quello che vi faccio vedere in questo video, che non lo posso fare tutto in una volta perché richiede il suo tempo a germogliare, vi faccio risolvere un problema che è quello lì del cibo fresco in una situazione di sopravvivenza. E così parto dalla fine. Quello che otterrete è una cosa così. Questi sono germogli di lenticchie, che sono buonissimi, sono ricchi di vitamine, sono ricchi di sali minerali, si possono consumare sia crudi che cotti, sono facili da fare. E praticamente io un difetto a una cosa così non ce la faccio a trovarcelo, quindi passiamo alla pratica. Io prendo un pugno di lenticchie, così, più o meno. E le metto in bagno. Ora, siccome questa è una cosa che viene fatta a una temperatura che piace particolarmente ai batteri, e ci fu un fatto di cronaca un paio d'anni fa o giù di lì in Germania di delle persone che sono morte per un'infezione allo stomaco. E ecco, io per mettere in bagno questa roba qui dentro c'ho dell'ipoclorito di sodio, oppure candeggina, chiamatelo come volete. Di quella lì normale, insomma, non è quella cara, e ce ne metto una goccia. Questa cosa qui gli fa da battericida senza però rovinare il gusto della roba che andate a fare. Un trucco che vi volevo dare e di mettere in bagno le lenticchie dopo che sono state tutta la notte con della camomilla. Perché così gli ammorbidisce il guscio, quella pellicina che c'hanno i semi intorno, e germogliano meglio. Ora li terrò in bagno un'altra ora nella camomilla. E vi voglio ricordare che quest'acqua qui, che dove li ho tenuti in bagno tutta la notte, per cucinare, perché ci sono dei principi nutritivi disciolti.
Adesso, dopo un'ora o poco più che sono state in bagno nella camomilla, li metto a scolare bene. Le tengo qui dentro a scolare per anche qui un'oretta, fate voi, ogni tanto gli date una sgrullata così per sgocciolare bene l'acqua. Non è che devono essere proprio asciutte, un po' umide. Dopodiché le metto sempre in questo barattolo qui dove l'ho messa in bagno e poi le metto in un posto buio. Una cosa che vi volevo dire è che io non uso il germogliatore, le metto a germogliare direttamente in quel contenitore. E se volete potete procurarvene uno, però secondo me sono soldi buttati. Qui, come potete vedere, appena dopo un giorno hanno già incominciato a germogliare. E una volta al giorno li sciacquo. Li scolo. Li lascio a scolare per un'oretta. E poi, dopo che si sono un po' asciugate, li metto al buio e ripeto il trattamento fino a che non sono pronte per mangiarli. Questa è l'ultima fase della lavorazione dei germogli. Questo sarebbe lo stelo della pianta e questa sarebbe la barba, la radice, insomma. Dopo 5 giorni gli faccio l'ultimo lavaggio come ho fatto per la prima volta, ovvero acqua e una goccia di candeggina. Li tengo in bagno una mezz'ora, dopodiché li scolo e li metto in frigo e sono pronti per essere consumati. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto cliccate su mi piace e iscrivetevi al canale. E tanti saluti dal vostro Strambo, ci vediamo al prossimo video.